Inizia la registrazione. Grazie a tutti, grazie al presidente del comitato, al professore Vincenzo Piccione, che ha convocato questa riunione, grazie al vicepresidente del comitato dei promotori della carta dei comuni custodi della macchia mediterranea, il professor Renato Carella. L'ordine del giorno che abbiamo messo agli atto dei lavori riguarda le comunicazioni che il presidente farà in merito a tre attività che ci sono state richieste, e parto nell'ordine: la nota della vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, onorevole Angela Foti, cui ha scritto una richiesta agli organi istituzionali, ma soprattutto per quello che ci interessa, al Comitato Promotori della Carta dei Comuni Custodi, per la meritoria idea di far diventare le autostrade siciliane autostrade della macchia mediterranea. Successivamente abbiamo anche ricevuto una nota di richiesta di, come dire, attività in merito alla problematica importante del timo, che diventa un elemento per noi strategico della macchia mediterranea, soprattutto nell'area di interesse che vede anche il centro della Sicilia estremamente in condizioni critiche dal punto di vista poi più che altro che riguarda i temi della fertilità dei suoli e del rischio di desertificazione. Potremmo fare degli approfondimenti col presidente. E in ultimo abbiamo avuto una richiesta informale, ma poi formalizzata con un colloquio di cui ci riferirà il presidente, col segretario generale di ANCI Sicilia, che noi abbiamo incontrato già negli anni scorsi, perché siamo stati fatti oggetto, tra virgolette, in modo positivo, di un interesse della dirigenza di ANCI Sicilia rispetto a quello che è il comitato e tutte le associazioni e tutto il gruppo di lavoro, nonché le attività che vengono svolte quotidianamente, soprattutto nell'educazione ambientale e nella sensibilizzazione, rispetto alla cosiddetta, tra virgolette, piaga degli incendi boschivi. Fatta questa doverosa introduzione, che non è solo di facciata ma è la lettura commentata dell'ordine del giorno, io passerei la parola intanto per un breve saluto al vicepresidente del nostro sodalizio, per poi sentire la relazione del presidente Piccione. Professore Carella, a te. Buonasera, grazie molte. È un'occasione anche questa volta importante. Io sono contento che il comitato prosegua. Non posso aggiungere troppo, ma anche una parentesi personale: a causa di una certa stanchezza a cui il momento particolare dell'inizio del campo del soli cosciente mi ha sottoposto e mi sottopone. Il caldo è particolarmente pesante e la mia non è una condizione eccellente. Mi scuso quindi se magari non posso rendere al massimo. È chiaro che i segnali che arrivano sono importantissimi. Queste sollecitazioni da parte della vicepresidenza dell'Assemblea regionale, da parte dell'ANCI, sono tutti grandi. No, sono tutti occasioni, tutte occasioni per noi. E io sono contento di essere con voi e sono tutto orecchi per la relazione che il presidente si accinge a fornirci. Grazie dell'occasione. Bene, allora iniziamo i lavori. Grazie invece a voi, Presidente, per le belle parole, l'incoraggiamento che ne discende nei vari, come dire, doveri che ognuno di noi stiamo portando avanti. I migliori auguri al professor Renato Carella, che è partito con questo campo importantissimo in un momento, ahimè, riusciamo a immaginarlo termicamente non certo molto felice, e questo riusciamo a immaginarlo. Allora, così come già sottolineato, abbiamo sostanzialmente tre punti all'ordine del giorno. E di questi tre punti vediamo di entrare nel merito di ognuno di questi punti e di vedere un attimo
quali ruoli possiamo assumere e cosa possiamo fare. C'è una richiesta di collaborazione, come è stato sottolineato dal segretario ANCI Sicilia, l'avvocato Albano, che tutti conosciamo. Dovevamo a suo tempo, persino beffa atroce, poco prima dell'avvio della vicenda del Covid, avevamo messo in piedi un bel programma che doveva vederci tutti impegnati, e poi questo programma è saltato perché siamo andati incontro alla famosa prima ondata del Covid con tutto ciò che ne discese, e quindi rimandammo a tempi migliori. Ci fa piacere rilevare che l'avvocato Albano non si è dimenticato di noi, anzi, seguendo cioè quello che sta avvenendo, e qui dobbiamo essere anche molto grati a chi anche politicamente ci è vicino. Mi viene in mente soprattutto la vicepresidente dell'ARS, l'onorevole Angela Foti, che veramente ci sta aiutando in maniera preziosissima, e ci auguriamo che continui ad essere, come dire, funzionale e utile ai ragionamenti che stiamo portando avanti. Allora, l'avvocato Albano ci cerca sul tema degli incendi boschivi. Ovviamente non ci cerca per risolvere i problemi degli incendi boschivi, ci diciamo che, sapendo il nostro impegno spostato sulla scala geografica comunale, sostanzialmente si aspetta, come dire, una serie di iniziative che avrebbe piacere di portare avanti proprio col nostro comitato promotore dei comuni custodi della macchia mediterranea, e poi veicolare il percorso che maturiamo all'esterno e portarlo all'interno del comitato che è incardinato presso l'assessorato all'agricoltura. Cosa emerge? Io mi sono un po' documentato, ho visto un po' la situazione. Sono partito dal piano regionale e sostanzialmente, muovendo dal piano regionale, ho potuto constatare che la problematica è abbastanza complessa, ma tutto sommato sulla scala comunale noi potremmo incidere in maniera significativa, cioè potremmo veramente dare un contributo importante. Perché potremmo dare un contributo importante? Beh, intanto prendiamo atto che in un momento in cui stiamo parlando di piantare alberi nuovi, poniamoci anche il problema, come dire, di custodire il capitale naturale in essere. Quindi ben venga il discorso della previsione e prevenzione degli incendi boschivi in merito. Io ho recuperato e ho accennato un po' ai riferimenti normativi regionali, ho estrapolato dal piano regionale i doveri comunali di competenza, c'è tutto un elenco di punti ben precisi, e parlando ho avuto modo, il piacere di avere una lunga chiacchierata con l'avvocato Albano. Ovviamente il primo lui, e io sono pienamente d'accordo con lui, lungi dal pensare di poter realizzare tanti piani comunali quanto sono i 391 comuni della Sicilia, una pura follia, specialmente là dove il comune ha una sua incidenza o irrilevanza ai fini di un processo di incendio boschivo per tipologia, come dire, di uso del suolo o quant'altro. Quindi chiaramente si dovrebbe andare a una logica di piani sovracomunali di protezione civile, peraltro, come dire, percorrendo delle soluzioni che già sotto un certo punto di vista esistono, per esempio a livello quando si accede alla collaborazione con la prefettura e quant'altro. E ho stilato in prima battuta, mi sono fatto promotore personalmente di una forma di sintesi, perché sostanzialmente, riporta alla memoria di chi l'ha eventualmente dimenticato, noi abbiamo rassegnato all'assessorato all'agricoltura un nostro programma triennale fino al 2025, proprio come attività dei comuni custodi della macchia mediterranea, come una serie di iniziative suscettibili di poter essere sviluppate, sui quali, Presidente, se non ricordo male, questo documento è stato incardinato il 9 marzo del 2022.
qualcosa del genere, sono pienamente d'accordo con te, segretario. Tant'è che sto valutando, cioè questo testo che ho scritto, che non ha la presunzione di essere definitivo, l'ho messo nella chat e è a disposizione di tutti i colleghi. Il professor Raimondo doveva mettersi in contatto oggi con me e a quanto pare ha avuto delle difficoltà, ma sono altamente fiducioso su un suo intervento che lo reputo preziosissimo per ovvie ragioni, perché su questa vicenda e non solo su questa, come vedremo anche sugli altri due punti all'ordine del giorno, il ruolo del geobotanico e chi più del professor Raimondo è titolato a poter dare suggerimenti e pronunciamenti in merito, diventa strategico. Come siamo rimasti con l'avvocato Alvano? Siamo rimasti con l'avvocato Alvano. Io ho chiesto sostanzialmente una settimana di tempo circa, quindi abbiamo questa settimana sulla quale ormai siamo entrati a pieno titolo, per poter affinare questo documento che, no, torno a ripetere, in progress, non ha la presunzione di essere, come dire, chiuso, anzi tutt'altro, viene sottoposto all'attenzione di tutti i colleghi, anche perché ci tengo molto a un concetto, come dire, di ok, si trasmetta, cioè nel senso come se fosse una pubblicazione, condiviso dai sette attori storici che abbiamo dato vita a questo movimento simpaticissimo che mi onoro di presiedere per bontà vostra come custodi. E in questo caso specifico ho lanciato un'idea, poi se la vogliamo raccogliere, comuni custodi del capitale naturale in questo caso, perché è un contributo nello specifico alla previsione e prevenzione degli incendi boschivi, perché sottolineo, è quello che noi potremmo fare verosimilmente a scala comunale. Perché questo è l'ambito sul quale ci muoviamo, di certo non ci stiamo andando a sostituire né ai vigili urbani, né al corpo forestale, né a tutti quegli organi preposti che già lavorano quotidianamente con competenze e cognizione di causa sul tema degli incendi boschivi. Quindi questo è un po' il documento, in atto sono 3 paginette. Ma torno a ripetere, mi aspetto che venga, come dire, rimpolpato e arricchito dai suggerimenti di ognuno di voi. Presidente, lo vuoi condividere per farlo vedere? No, lo vuoi Ma l'ho condividere? trasmesso nella chat, Sì. quindi sostanzialmente non credo che ci sia un'esigenza, cioè tutti quanti ne hanno il testo, peraltro l'ho messo in Word volutamente in modo tale che ognuno ci può lavorare sopra e quindi mi aspetto che alla fine poi arriveremo a un prodotto, come dire, condiviso e unico da parte del gruppo. Questo per quanto attiene l'avvocato Alvano, nei riguardi del quale, sottolineo, ho assunto un impegno che intendo rispettare. Da qui alla prossima settimana, dobbiamo essere in grado di poter dare, come dire, questo documento per il quale ho già preannunziato che lo incardineremo. Come programma, come aggiornamento al programma triennale che abbiamo presentato a inizio anno sostanzialmente Io all'assessorato. suggerirei che nella lettera di trasmissione venga messo per conoscenza anche ANCI Sicilia. Certo, pienamente d'accordo. Grazie, ingegnere Cancelliere. Passiamo agli altri 2 punti. Problema del miele di Timo e Ibleo, presidio Slow Food. Ho ricevuto una bellissima lettera che, fra l'altro, ve l'ho girata anche perché merita di essere letta. C'è anche una dimensione, come dire, di ricostruzione storica, del Timo Ibleo, del miele di Timo Ibleo, della pregevolezza, e purtroppo poi il pianto sul discorso che questo miele di Timo Ibleo sta diventando estremamente raro. Già lo è di per sé nella quantità, non è confrontabile rispetto ad altri tipi di produzione, ma nel caso specifico si aggiunge anche una carenza di materia prima rappresentata dalla pianta del timo, che sta entrando fortemente in crisi per tutta una serie di aspetti. Su quest'ultimo è ovvio
che la soluzione passa attraverso una progettualità specifica di indagine del territorio, e su questo vedremo di affrontarlo con il nuovo, col vecchio assessore all'agricoltura. E lo porteremo all'attenzione. Mi sento di oltretutto è ben supportato, perché la lettera ci arriva dal segretario regionale di Slow Food, quindi degna di massima attenzione e rispetto. Abbiamo ultimamente cooperato su vari aspetti. C'è una vivacità da parte di Slow Food ad opera dell'attuale presidente meritoria, e quindi è giusto che porremo massima attenzione. Cosa si potrà fare? Sicuramente mettere in piedi un progetto sul pascolo apistico, analizzando con metodologia, per esempio, fitosociologica, quello che sta succedendo, per poter capire le dinamiche, per poter vedere poi di intervenire in maniera adeguata e corretta per poter risolvere, si spera, questo problema che ci è stato sollevato. Questo per quanto attiene il secondo punto. Il terzo ed ultimo, su questo dovremmo capire qualcosa in più. L'idea simpaticissima, bellissima, so da dove è partita il vicepresidente dell'ARS, l'ha recepita a pieno titolo, gli è piaciuto tantissimo e si è fatta promotrice. Fantastica tutta questa idea. Ovviamente siamo ai primordi, siamo ancora sull'etichetta in quanto tale. Vediamo un attimo con il CAS, perché nel caso specifico la 18 e la 20 sono praticamente sotto l'etichetta del Consorzio Autostrade Siciliane. Potremmo promuovere da qui a breve un incontro con la presidenza di quel consorzio e vedere un attimo se c'è una volontà di impegnarsi attorno a questo aspetto, e potremmo persino inventarci una simbologia dei riferimenti. Chiedo la parola, perché certo. Nelle interlocuzioni che tu avrai anche con l'altro componente che ci rappresenta nel comitato regionale, nello specifico il professore Francesco Maria Raimondo, se approfondite quello che lui mi ha, in separata sede detto, che già lui ha redatto nel passato degli studi specifici rispetto alle caratteristiche che le aree di sosta, piuttosto che tra le carreggiate o aree di pertinenza del Consorzio Autostrade Siciliane potevano avere rispetto a quella che poteva essere la gestione del cosiddetto verde. Quindi ci sono degli studi ovviamente sotto l'egida del chiarissimo professore Francesco Maria Raimondo non possono che essere utili alla causa, e quindi nelle interlocuzioni che avrete, se ti ricordi questo accenno. Certo. Scusa l'interruzione, ma mi sembra... No, sei stato straordinario. Da una parte ritengo che il punto 2 e il punto 3 di questa, breve chiacchierata vede fortemente il ruolo del professor Raimondo strategico a tutti gli effetti. Magari quello degli incendi diventa più articolato, più complesso, e quindi anche lì si giustifica la presenza, se andiamo ad analizzare la tipologia delle presenze vegetali suscettibili di essere oggetto, ahimè, di incendio boschivo, anche lì il contributo diventa pure importante, ma rientra lì in una situazione molto più articolata, molto più complessa. Per esempio l'avvocato Alvano si aspetta anche un'iniziativa importante, e io lì ho accennato che noi, dal punto di vista dell'educazione e formazione, negli ultimi anni abbiamo sperimentato dei percorsi interessanti, e quindi nulla vieta che ai moduli di ultima generazione che abbiamo introdotto soprattutto con Futuri Cittadini Responsabili 2.0, nella nuova versione dell'anno a venire,
possiamo prevedere dei moduli innovativi che affrontano tematiche specifiche, tipo il caso degli incendi boschivi. Non c'è occasione migliore per iniziare un processo in tal senso. Così come oggi si incomincia a discutere la valorizzazione di quella componente di anziani che ormai tanto anziani non si è più, cioè c'è molta gente vitale, l'età, come dire, demografica della popolazione sta crescendo in maniera sensibile e quindi c'è tanta gente che ha anche voglia di dare una mano d'aiuto in senso sociale, di sentirsi utile, preziosa. Quindi trovare delle modalità per valorizzare anche questo patrimonio umano che spesso viene, come dire, messo un po', come dire, allontanato, lasciato all'atere, e invece in questa occasione potrebbe diventare prezioso con la saggezza a vario titolo di dare delle indicazioni. Quindi ci sono tutte le premesse per dei ragionamenti interessanti. Bene, io personalmente la parola a questo punto al professore Carella per poi trarre, diciamo, le conclusioni di quello che sarà da farsi a brevissimo in questa settimana. Prego, professore Carella. L'audio. Deve aprire la linea, Renato. Ecco. Sì, grazie. Molto, molto brevemente. Grazie Presidente dell'illustrazione puntuale dei punti, come dire, che saranno oggetto del nostro impegno nei prossimi giorni, nel prossimo futuro. Ho seguito con molto interesse. Noi siamo il comitato ed è chiaro che se riusciamo ad incidere con azioni nel tessuto dei comuni che ci hanno dato la fiducia, abbiamo guadagnato tanti punti. Quello che io pensavo un istante, che forse potrebbe pure essere aggiunto, è che i comuni, specialmente quelli dove la macchia mediterranea ha, come dire, custodisce formazioni vegetali che consentono al sughero di vegetare, prosperare e di crescere, ecco, incoraggiare la pratica della sughericoltura, stante che si tratta di un'attività economica anche di un certo rilievo e di una certa stabilità anche economica, redditività economica, inventando qualcosa o creando meglio ancora dei collegamenti con realtà dove questa economia è più fiorente. Da noi vedi Portogallo, Spagna, esatto, stringere in qualche modo, perché creare interesse economico nelle zone dove la macchia mediterranea brucia è chiaro che potrebbe, come dire, più facilmente stimolare il controllo, stimolare l'interesse alla protezione e quindi essere un aiuto sussidiario a quella che, ahimè, è la situazione nostra nei confronti della difficoltà. In effetti il fuoco è la xylella della quercia. Sì, per esempio, esatto. Questo è bello. Il discorso io sono... Noi a Caltagirone ci stiamo provando. La nostra opera di sensibilizzazione nei confronti dell'amministrazione potrebbe essere, che so, introduttiva, di apertura, potrebbe servire di apertura per allargare il discorso anche agli altri comuni. È quello che io mi auguro. Per questo è l'idea che mi era venuta e sulla quale mi piacerebbe continuare a lavorare. Nel tentativo di allargare proprio le nostre relazioni, le nostre conoscenze, le cose da fare a tutela, perché piantare è bello, ma tutelare è indispensabile, altrimenti siamo sempre a un bilancio negativo. Grazie dell'opportunità, grazie di avermi ascoltato, e mi pare che Francesco, se sei d'accordo, si può passare alle conclusioni, no? Queste sì. Sono le premesse. Allora, sentito a favore... Prego, professor. Una sola cosa,
No, una sola cosa, professor Renato. Facciamo una cosa. Siccome chiaramente questi tre punti che oggi stiamo discutendo di fatto con gli opportuni, come dire, approfondimenti diventeranno dei documenti che andranno in arricchimento alla programmazione triennale, e incomincia a sviluppare un appuntino praticamente, su questo della sugaricoltura e quant'altro, alcune considerazioni, in modo che lasciamo una traccia all'interno della programmazione. Perché uno dei punti chiave qual è che qualunque cosa che poi la si vuole sviluppare, potrà essere sviluppata a condizione che sia all'interno della programmazione. Presidente, Lamin desidero chiedere al Comitato di invitare successivamente, comunque noi procediamo con questa, anche se con una sintesi di questo che è la proposta del Vicepresidente, professor Renato Carella, di invitare il professore Tommaso Lamantia. Perché ci sono in corso delle attività istituzionali su programmazioni anche in regione, in cui sono stati fatti gli incontri. Uno era il 22 giugno, ma ovviamente io non sono potuto essere presente perché era il giorno degli esami di stato di mio figlio, quindi giustamente mi sembrava giusto rimanere in sede. Ma se voi consentite, io per le vie brevi chiederò al professor Lamantia di incontrare il comitato nella sua versione, diciamo, più allargata possibile, in modo da ascoltare la proposta, e vi rimando la scheda istituzionale che è stata fatta proprio per invitare tutte le amministrazioni in questa attività, che tutto sommato non faceva altro che codificare quello che il professore Carella diceva. Quindi, se mi date questa libertà, io già mi attrezzo per questa Certo. richiesta nelle prossime, entro fine mese, ecco, diciamo, se c'è la disponibilità della Mattia. Prego, professore Ciò. Va benissimo. Allora, l'idea mi piace tantissimo, grazie ingegnere Cancellieri. Allora, se non abbiamo nulla da aggiungere, io direi che sono le 22:10, quindi chiudiamo questa nostra seduta. Chiedo all'ingegnere Cancelliere la cortesia, poi che questa registrazione, il link, lo mettiamo sempre sulla nostra chat del comitato, in modo che chi non ha potuto partecipare, se Io intende farei sentire. di più, se concordate, nessuno di voi ha niente in contrario, la registrazione io la metterei nella nostra pagina pubblica, o se voi avete invece, se pensate sia solo un documento interno, lo lasciamo nella Ma nostra chat. Lo lasciamo no, nella chat, lasciamocela nella chat. Insomma, queste sono fasi interne nostre. Se poi vogliamo fare delle uscite pubbliche di un certo tipo, a parte che va bene. bisogna condividerle con gli altri colleghi, insomma, si Sono definisce il d'accordo, va modalità e bene. Allora quant'altro. chiudiamo qui la Questo è un attimo. registrazione. Chiudiamo Va la benissimo. registrazione. Va benissimo, grazie.